Nastoyashi. No, no, è una pistola rotta. Devi sbattergliela sulla testa. Così. Questa è la fortezza di Bakhmut, una città circondata e contesa, dove ogni giorno muoiono centinaia di soldati russi e ucraini. È il luogo più pericoloso al mondo. Camminare per il centro di Bakhmut è pericolosissimo. I colpi di partenza, i colpi d'arrivo sono continui. La città è spazzata e troviamo solo le case sicure dei soldati che si nascondono nelle cantine prima di entrare in azione. Il gruppo sta per tornare in battaglia. Non sembrano veramente turbati. Ci sono risorse, il sale e tutte le miniere, il gesso. Per i russi Bakhmut è importante. Bakhmut per la Federazione Russa è una città sacra e vogliono prenderla per piegare lo spirito combattivo dell'esercito e del popolo ucraino. E poi vogliono dimostrare di aver ottenuto almeno una piccola vittoria. Perciò ora cercano di accerchiarla. Siamo sulla linea del fronte di Bakhmut, ci sono messi le mimetiche, adesso questo gruppo di battaglia proveremo a raggiungere le posizioni. Armata! Un pezzo da 88 per colpire la linea ravvicinata del fronte. Hanno sparato due colpi, poi hanno aggiustato il tiro. Adesso aspettano altri rilevamenti, o coi droni o con il personale sul campo. Non ci sono più armi, ci mancano le munizioni, le bombe e anche i vestiti caldi. Qui muore tanta gente, li colpiscono anche in macchina. Siamo numericamente inferiori. Teniamo solo grazie al coraggio dei nostri soldati, ma senza aiuti non so quanto dureremo. Torniamo dopo un istante di pubblicità.